Si è aperta a Brescia la prima tappa del circuito fieristico Vacanze Weekend 2009, una fiera itinerante dedicata al mondo del turismo e delle attrezzature per il tempo libero. Un'occasione rivolta alle famiglie italiane per scoprire le mete al di fuori dei circuiti tradizionali e viverli attraverso modalità sostenibili, come ci ha raccontato l'amministratore delegato della fiera, Pier Antonio Macola. È una manifestazione dedicata al turismo, in particolare alle giovani famiglie, quindi sono prodotti e offerte turistiche dalle settimane di vacanza fino ai weekend nelle destinazioni più belle, più vicine. Sono studiati con un'ottica anche al budget, è un momento di mercato particolare, quindi i nostri espositori offrono in questa occasione non solo assaggi enogastronomici per far conoscere il territorio, ma anche offerte di weekend piuttosto che intere settimane a giugno a prezzi molto competitivi. Andiamo dagli agriturismi, alle dimore storiche, fino ai villaggi turistici in Italia che sono in realtà poco conosciuti, sono molto famosi all'estero. Sono strutture con animazione, mini club, piscine che offrono al costo di 500 euro per una settimana un soggiorno per l'intera famiglia. Direi quest'anno Vacanze Weekend si concentra proprio nell'offerta dedicata alla natura e ai bambini. Un turismo di emozioni è quello che ha voluto presentare in fiera la provincia di Venezia, che si conferma con oltre il 54% di presenze la città turistica del Veneto per eccellenza. Turismo come educazione ambientale è il leitmotiv della strategia di promozione dell'assessorato regionale ai parchi del Veneto, un sistema che riunisce i 6 gioielli verdi di questa regione. Flavio Silvestrin ha scelto questa vetrina per presentare il volume A scuola nei parchi del Veneto. Abbiamo come tema di questa fiera turismo come educazione ambientale e credo sia il nuovo filone che noi ci siamo preposti di seguire, e a monte di tutto questo abbiamo presentato anche il volume Scuola Parchi del Veneto, un volume che abbiamo presentato 15 giorni fa e abbiamo mandato a tutte le scuole del Veneto, e questo proprio per sensibilizzare il mondo giovanile. Quest'anno ho voluto fortemente che il sistema dei parchi del Veneto partecipasse a questa manifestazione unica nel suo genere, perché è in grado di offrire una vetrina espositiva molto ampia che mette direttamente in contatto con l'offerta del turismo, con la domanda e quindi con gli utenti finali. Vacanze Weekend sarà a Padova il 7 e l'8 marzo, per proseguire a Torino il 21 e il 22 marzo e a Verona il 18 e il 19 aprile. Quattro tappe per arricchire di nuove opportunità l'offerta per una vacanza indimenticabile.